Ciao ragazzi, bentornati su Grima. Ehi, quello è mio. Ciao ragazzi, bentornati su Grima Scar Fishing. Oggi ragazzi, Chris, si vede perché io vedo tutto buio. Sì, si vede. Sì, insomma, mettiamoci così, dai. Ok, perfetto. Luce un po' strane, ragazzi, fino a prima c'era un nuvolone nero, non si vedeva niente, quindi un raggio di sole veloce, quindi. Ragazzi, questo è un video dove andremo a mostrarvi un rig in particolare, un rig dove ci avete chiesto più di qualche volta di metterlo a video, di farvelo vedere, esatto. La costruzione e quant'altro. Noi, oltre che a farvelo vedere, ci stiamo anche pescando, visto che si tratta dell'ultima pescata prima che si rinizi a pescare in libera. Siamo venuti qui a Bagazzolo per affrontare la cava usando questo tipo di rig che adesso Max vi farà vedere. Che salto! E con l'occasione daremo uno spunto, secondo noi, interessante su questo argomento qui. Ovviamente questo sarà in mezzo al video, quindi arriverà praticamente. Esatto. Ragazzi, il video inizia. Vai! Ragazzi, come dicevo prima, oggi sto pescando diversamente dal solito. Questo video quindi sarà incentrato sulla spiegazione del helicopter rig, ok? Ci avete chiesto in tanti di fare questo video e ovviamente ce ne sono un mondo di video sull'helicopter rig e sul tubo, ma mancava anche la nostra versione, tra virgolette, quella un po' più semplice a portata di tutti. Perché abbiamo scelto di fare questo tipo di video e di spiegare anche l'helicopter rig? E ormai da anni che è aperto il canale e da tanto ci vengono mosse, possiamo chiamare così, a volte anche critiche, a volte invece consigli che ci date, ok? Che la pesca col sacchettino in PVA possa portare anche molto pesce di disturbo, quindi la classica bombettina con il pellettino dentro, buttata sia in canale, perché noi la usiamo sia in canale che nei laghi, possa comunque portare oltre che al pesce di disturbo anche magari il pesce di taglia medio piccola, ok? Allora oggi, oltre che a vedere la costruzione dell'helicopter rig, io ho provato a pescare proprio con questo rig qua, l'elicottero. Questo perché? Perché a differenza di Christian, che usa la classica bombetta in PVA piena di pelletati, boilers sbriciolate, io non potrò fare una bombetta per il mio rig, quindi andrò col Cobra a lanciare le palline direttamente nella mia zona di pesca. Cercheremo di capire, si spera, in queste poche ore, quale delle due soluzioni possa essere, soprattutto su una pesca a lancio, la più redditizia. Ovviamente noi abbiamo un range di poche ore, quindi sarà una cosa che vedrò anche nel tempo. Però partiamo da stasera e cerchiamo di capire, insieme alla costruzione dell'helicopter rig, come appunto si affronta questo tipo di pesca. Bene, direi che possiamo partire. Cri, facciamo vedere il rig, che dici? Vai! Allora ragazzi, intanto lo vediamo montato. Questo è il classico helicopter rig. Helicopter, probabilmente il nome da questo, che sembra appunto l'eliche di un elicottero. Quali sono innanzitutto i vantaggi di una pesca con l'helicopter rig? Beh, innanzitutto è un rig che si adatta in qualsiasi tipo di fondale, perché che sia fangoso, con alghe, che sia duro, morbido, che sprofondi il piombo, quindi in qualsiasi tipo di fondale noi avremo sempre una presentazione corretta. Perché? Perché una volta che noi andremo a lanciare, che cosa succede? Il piombo cadrà subito sul fondo e, visto che abbiamo il nostro rig che scorre su un leader, questo andrà a depositarsi piano 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 sul fondale, ok? Quindi un'altra cosa che sicuramente sapete, però va detta per chi vuole provarlo a fare, è un rig veramente antigroviglio, quindi qualsiasi tiro che noi facciamo, sia a corta distanza ma soprattutto a lunga distanza, questo è il classico rig che non si aggrovigliera mai. Ovviamente ci sono degli accorgimenti
piccoli da prendere, ovvero bisogna usare dei terminali rigidi come appunto un fluorocarbon. Io in questo caso sto usando il boom crimpato, proprio perché se usiamo una treccia morbida, comunque essendo morbida si può aggrovigliare. Quindi 100% anti-groviglio. Adesso andremo a vedere come si monta passo per passo. All'inizio anch'io ero spaventato perché ho detto: cavolo, ma è difficilissimo farlo su helicopter rig, tanto ogni tanto parte il sensore, speriamo bene. E invece ragazzi, non è così difficile, basta un attimino prendere mano più che altro su quello che è la costruzione dell'headcore e il gioco è fatto poi ragazzi. Comunque andiamo a vederlo nel dettaglio. Ultima cosa che vi dico ragazzi, questo è un rig, ok, un tipo di montatura che si sposa con l'utilizzo di una pop-up o di un'esca bilanciata. Se usassimo un'esca affondante si rischierebbe che questa insieme al piombo vada a sprofondare magari dentro la zona di fango dove stiamo pescando, quindi risulterebbe inutile l'utilizzo dell'helicopter rig. Quindi ti chiedo se poi con la telecamera vieni più vicino che andiamo a capire quali sono i materiali da usare e come si costruisce l'helicopter rig. Allora ragazzi, veniamo un attimo al... mi sono apparecchiato tutto qua perché così riesco a farvi vedere quello che serve a livello di materiale. Allora, serve sicuramente un leadcore, ok? Dopodiché serve queste scatoline qua che sono il system chod, leadcore chod system, proprio per fare l'helicopter rig. Sono tre scatoline, a noi ne serviranno solo due. Dopodiché ci serve la scatolina, quella dell'Helisafe, appunto, dove dentro abbiamo i nostri due piccoli accessori e anche dietro, ma adesso poi pian piano vi spiego come si montano, perché è qui il dramma che ognuno di noi ha magari quando deve montare l'helicopter rig, ma vedrete che poi è veramente semplice. Una girella di queste a sgancio rapido con l'anello, perché poi dovrà appunto passare sull'headcore. Vabbè, il piombo ragazzi, perché se non c'è il piombo non si può tirare. E poi andremo a vedere un attimo quello che sarà il rig. Quindi io mi sono preparato uno spezzone di leadcore, l'ho preso un pochettino più generoso. A proposito, per chi non sa come si monta il leadcore, c'è il nostro video, andate un po' indietro sul canale YouTube, se mi ricordo lo lascio in descrizione qua in alto, adesso non mi ricordo dove si apre la finestrella, ma non importa, sul canale comunque c'è. Allora, passo per passo, ho preso il mio leadcore, ok? Ho fatto le classiche asoline, mi sono portato un po' avanti per inserire tutto quello che serve. Andiamo ad aprire, questo lo metto via, andiamo ad aprire la scatolina dell'Helisafe e vediamo un attimo che cosa c'è dentro. Allora, da una parte, beh, innanzitutto ricordatevi che c'è il libretto delle istruzioni, quindi se andiamo ad aprirlo ci dà subito due soluzioni. Una è la montatura con lo sgancio del piombo, l'altra con la montatura con il piombo fisso. Queste varianti dipendono solamente da un piccolo pezzettino che poi andremo a vedere qual è. Le metto un attimo qua, così vi faccio vedere che anche seguendo passo passo si può fare tutto tranquillamente, non è così difficile. Allora, innanzitutto vado a prendere quello che sarà proprio il vero kit per l'helicopter rig. Lo metto un attimo qua, dopodiché sperando di non far cadere niente vado, perché è fissato con un piccolo pezzo di scotch, attenzione perché ci sono delle molle dentro, vado a prendere questo pezzettino qua ragazzi, è quello che andrà a bloccare il piombo, e poi attenzione attenzione perché qua faccio cadere tutto, ci sono queste molle qua, eccola qua la molla, metto via l'altro pezzo che è per il secondo kit e dopodiché ci siamo, richiudo tutto, ok benissimo, appoggio qua. Allora, molla, blocca piombo e helicopter, quindi l'accessorio che serve. Andiamo ad aprirlo perché è qua la cosa complicata, quindi andiamo a denominare, addirittura dentro c'è già una molla quindi ci sono di riserva, andiamo a denominare ogni singolo pezzo. Allora, questo è il cappuccio, così per tutti è un po' più semplice. Questa è la nostra molla, dopodiché abbiamo, un attimo che tiro fuori l'altro pezzo, vediamo se riesco a tirarlo fuori così, anzi no, da questa parte, ok perfetto. Dopodiché abbiamo, chiamiamolo
stoppino, perché non so, ragazzi, i termini tecnici di questi piccoli pezzi, ma chiamiamolo stoppino. Abbiamo la mezza girella, ok, e dopodiché abbiamo il tappo finale, quindi li abbiamo denominati così, ok, non hanno un nome, li abbiamo dati adesso. Ovviamente nell'ordine in cui li ho posizionati andranno montati su il LEDCORE. Quindi la prima cosa da fare è prendere la mezza girella, ok, gli facciamo passare dentro la nostra asola del LEDCORE, ok, un attimo che mi aiuto con il mio aghetto, faccio passare la mia denominata mezza girella, ok, dentro al LEDCORE. Dopodiché cosa faccio? Vado a prendere l'altra estremità del LEDCORE e la farò passare, mi aiuto sempre con l'ago, sempre dentro all'altra asola del LEDCORE, ok? Quindi sto facendo questo gioco qua, tac, tac, ok, perfetto, via l'ago un attimo e vado a chiudere il tutto, ragazzi. Ok, adesso qua c'è il momento un attimo dove devo sistemare bene la mezza girella, eccoci qua. Perfetto, ragazzi, non ho fatto altro che far passare un'asola del LEDCORE dentro l'altra asola, ho tirato e ho fissato la nostra amica mezza girella. Bene, siamo arrivati a questo punto qua, ragazzi, dove ho dalla parte finale la mia mezza girella. Adesso devo, a parte il cappuccio finale che lo sposto un attimo, dovrò andare a reinserire tutti questi pezzi qua. Quindi mi devo aiutare ovviamente con l'ago, vado a prendere il primo pezzo in ordine antiorario di come l'abbiamo smontato, quindi questo era, non mi ricordo più il nome, vabbè, il perno, chiamiamolo così, vado a inserirlo dentro, lo faccio passare qua che c'è un attimo il, ok, c'era il pezzo di LEDCORE bruciacchiato, quindi facciamo un po' fatica, quindi lo porto in fondo e siamo arrivati a questo punto qua, mezza girella e stoppino. Adesso un po' più semplice, vado a prendermi la molla che faccio passare dentro, op, tolgo via e andiamo a farla scorrere e siamo in questa posizione adesso, mezza girella, perno, molla. Ora dovrei andare a mettere il nostro cappuccio per chiudere tutto, ma vi ricordate che vi ho detto che esisteva la possibilità di rendere questo rig con il piombo o a perdere o bloccato. Se vogliamo bloccarlo ci dovremmo ricordare poi di usare anche questo piccolo archetto e metterlo tra la molla e il nostro perno, quindi andrà a inserirsi tramite la sua fessura. Adesso vabbè, lo nasconderò un po', ecco qua, ok, così praticamente questo. In questo momento io lo tolgo, ok, perché voglio usare il piombo a perdere, perché so che ci potrebbero essere degli ostacoli sotto qua, quindi ritorno così. Ora vado a inserire l'ultimo pezzo che è il cosiddetto cappuccio, quindi andiamo a inserirlo. Io sto usando, ragazzi, termini basilari per farvi riconoscere più che altro i pezzi. Poi siamo arrivati in questa posizione, quattro pezzi, mezza girella, perno, molla e stopperino, cappuccio. Bene, adesso rimane questo pezzo qua. Questo pezzo qua bisognerà andare a montarlo unendo poi tutti e quanti i pezzi. Per prima cosa però tiro un attimo indietro il cappuccio e la molla e devo andare a fissare la mia mezza girella con il LEDCORE, appunto, dentro al mio perno, quindi la tiro dentro e la vado a fissare. Ci vuole un pochettino di pazienza e il gioco è fatto. Ok, tiro, benissimo, quindi mi trovo in questa situazione. Adesso, seguendo la scalanatura che c'è all'interno di questo pezzo, perché qua così c'è una piccola scalanatura, non si vedrà probabilmente nel video, ma vi assicuro che qua c'è questa scalanatura. Questo perché
perché sul perno abbiamo questo piccolo pezzo di plastica che esce fuori, che ci dà praticamente la guida per andare nella scalanatura, ok? Se io vado a inserire correttamente nella scalanatura, che cosa succede? Che una volta arrivato a questo punto io potrò inserire, devo farveli vedere ragazzi, questi due perni sia qua che dall'altra parte dentro la fessura e riesco a girare il tutto. Bene ragazzi, allora questa era la parte più difficile, cioè fare questo piccolo pezzettino qua, montarlo, è la parte più difficile, ma ho cercato di aiutarvi un attimino con dei nomignoli che ho dato ai piccoli pezzettini in modo tutto a rallenting da farvi riuscire tranquillamente. Quindi sembrerò un gigione dando questi nomignoli, ma l'ho fatto proprio per chi è la prima volta che lo vuole fare e so che può sembrare difficile. Bene, non è finito. Torniamo al nostro helicopter rig. Vediamo cosa manca. Ok ragazzi, siamo arrivati alla parte quasi finale. Ok, abbiamo montato il nostro kit elicottero. Adesso andiamo a montare tutto ciò che servirà per fermare poi il nostro rig. Ok? Avremo bisogno di questo piccolo kit, appunto, dove di tre scatoline andremo a usarne solo due, la Chod Sleeve e il No Trace Bits. Se invece volessimo pescare con un Chod Rig, avremo bisogno anche della terza scatolina. Allora, quando dobbiamo montare il Chod Sleeve, io l'ho già montato perché? Perché ovviamente se vado a chiudere il mio Leptor, dopo far passare questo piccolo pezzettino qua tramite sempre l'ago, sarebbe veramente difficile, perché abbiamo il pezzo di Leptor che viene fuori, quindi bisognerebbe tagliarlo, si rischia che poi vada dentro di nuovo e si apra, quindi fatelo prima, ok? Una volta che l'abbiamo inserito, ma vi faccio anche vedere semplicemente cosa bisogna fare, si va a prendere il Chod Sleeve, lo inseriamo nell'ago, un po' difficile perché è molto molto stretto, ok? Lo inseriamo nel nostro aghino. Andiamo qua, chiudiamo il nostro cancelletto e lo faccio scorrere poi su tutto il Leptor, quindi adesso non lo faccio perché l'ho già fatto, quindi questo lo posso rimettere via. Ok, una volta fatto passare ragazzi lo tiro fino in fondo e adesso vado a prendere la No Trace Bits e la vado a, praticamente vedete, è tagliata, è fatta apposta perché poi sale su il Chod Sleeve e lo va a stringere praticamente, quindi qua adesso io posso poi giocare con le varie lunghezze. Bene, adesso tolgo un attimo la mia perlina, perché devo far passare la mia girella che riesco tranquillamente a far passare perché non ci sono problemi, c'ha l'anellino apposta, la faccio scorrere, sorpasso un attimo il Chod Sleeve e la lascio qua, vedete, eccoci qua. Adesso vado a rimontare un attimo la No Trace Bits e vado a chiudere. Siamo arrivati qua, un attimo che vi porto tutto vicino, quindi tramite questi due accessori io posso tirare su e tirare giù. Questo perché? Perché se sto pescando su un fondale dove so, anche perché magari ho col marker, col piombo, sentito che c'è tanto fango, quindi si sprofonda veramente tanto, e posso allungare un attimo la mia azione del rig, perché in questo modo io il rig, una volta collegato alla girella sgancio rapido, una volta che il piombo cade, la prima parte dell'headcore probabilmente andrà sotto fango anche lei, ma essendomi allungato con appunto la possibilità di spostamento tramite questo kit qua, io lascio che il rig parta da qua e poi si adagi sul fondo, quindi ho tutto gli ultimi 10 centimetri almeno, se pesco sul fondale dove c'è uno sporco tanto così, che il mio rig si appoggi tranquillamente. Adesso dopo facciamo un esempio pratico anche per terra se non va via subito la luce. Quindi siamo arrivati a questo punto ragazzi, vi faccio vedere solamente come si attacca il piombo. Allora vedete che se io tiro il Leptor, guardate il cancelletto, si apre, si chiude, ok? Quindi vado a tirare il Leptor, apro il cancelletto e vado a inserire il mio piombo e voilà,
abbiamo il piombo inserito. Ovviamente se il piombo trovasse qualche ostacolo, si apre il cancelletto e il piombo viene fuori, ok? Dopodiché, cosa ho detto prima? Ho detto che per fare questo tipo di rig bisogna usare terminali rigidi. Questo perché appunto il terminale rigido non si riesce ad aggrovigliare, ok? Andiamo a inserirlo sul nostro, sulla nostra quick change swivel, ok? E andiamo a tirare il piccolo conetto. Io adesso è da un po' che l'avevo fatto questi terminali, ma di solito uso le micro perline per andare a bloccare sulla quick change. Questo è il risultato, ragazzi, e guardate, questo è l'effetto elicottero, quindi non si aggroviglierà mai. Adesso mi sposto un attimo per terra e vi faccio vedere come affonda il rig sul fondale. Allora ragazzi, mi sono spostato qua per farvi capire come lavora il rig sott'acqua. Canna, lanciamo, il piombo arriva a tutta velocità e boom, sprofonda per terra. Cosa succede per terra? C'è il fango, quindi il nostro piombo si nasconde sotto il fango, ma noi, avendo usato l'helicopter rig con una bilanciata o con una pop-up, il lead core che si distenderà per terra ci permetterà comunque al nostro rig di arrivare tranquillamente sul nostro spot e adagiarci magari sopra un'alga, così, sopra un'alga, magari appunto su il fango che troviamo, oppure su un terreno duro. Quindi lui arriva delicatamente, ta 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 ta, e si va ad appoggiare tranquillamente. In questo caso è uno spinner rig, quindi risulterà questa configurazione. Ok, ultima roba ragazzi e poi ho finito. Come dicevo prima, ci sono due modi per usarlo: col piombo a perdere e senza piombo a perdere. Ovviamente il consiglio, ma già lo sapete tutti, è quando abbiamo ostacoli magari vicino o peschiamo nelle alghe, così il piombo è sempre meglio andarlo a perdere. Quindi, come avete visto, basta un piccolo gioco che la carpa fa la sua fuga, il piombo è incastrato e ho perso il piombo. Quindi per 2,50 euro, 3 euro è meglio salvarla la carpa che non tenerla poi impigliata in tutta questa roba qua. E basta, terminale, come vi ho detto, sto usando uno spinner rig, un crank del 4 e una boilless del 15 pop-up. E proviamolo, mi piace. Ovviamente questo aiuta anche il combattimento, perché la carpa, non essendo attaccata direttamente al piombo rig, ma il piombo qui è la parte finale del nostro rig, non ha punti di ancoraggio per potersi slamare, quindi abbiamo anche delle percentuali in più che riusciamo a tirare il pesce fuori dall'acqua. Bene ragazzi, c'ho anche chi mi pastura lo spot, perfetto. Oltre a chi lo riprende ovviamente quando fai video dei rig. No, beh, si è già scobrato un chilo qualcosa, che per dire non sono neanche tante ragazzi, però pescando con l'helicopter rig, ovviamente non avendo una pasturazione fissa come ce l'ho io con il sacchettino, bisogna buttarci delle palline sopra, anche perché non è che lanciamo e cadiamo precisi sopra il nostro innesco, quindi è una pasturazione mirata che però ovviamente prende un raggio attorno all'innesco, quindi bisogna continuare a pasturare, a scobrare fino a che non parte il pesce. Adesso ho visto anche mollare, quindi speriamo bene, basta. E allora Max ha detto va a pasturare un po' te la zona adesso, perché non c'ho voglia, sono stanco perché ha parlato troppo, quindi e la pasturo io ragazzi. Dai, tirami un po' di palline, dai. Dove sei andato? Via della cava. Adesso fortunatamente ragazzi sta anche un po' meglio, perché ultimamente fa un caldo veramente assurdo, quindi sta anche bene adesso, si è calmato, abbiamo visto qualche tocca anche, quindi speriamo che adesso parta. Se partisse sulle canne di Max sono anche più contento. Sì, perché allora a questo punto è quello che pensavamo, o che appunto stavamo cercando di capire, viene messo anche in pratica. Bene.
Allora ragazzi, il quesito che volevamo farvi, che vi dicevamo a inizio video, era proprio questo. Noi spesso ci soffermiamo a fare delle riflessioni se è meglio pescare in un modo oppure nell'altro, se è meglio fare una cosa, se è meglio fare un'altra. Non so se voi lo fate o se avete il vostro modo e andate dritti per quello. Noi invece ci capita spesso di fare queste riflessioni e capire se è meglio, diciamo, alle volte provare una cosa piuttosto che un'altra. Adesso prendiamo l'esempio pescare appunto con un helicopter rig, perché pescando con questo tipo di rig ovviamente chiama già una tipologia di pesca, quindi va automaticamente ad eliminare il sacchettino, la bombetta. E guarda ragazzi, se mi blocco, ma vedo le canne di Max che si muovono, quindi ogni tanto mi vedrete un attimo col cielo sospeso. E quindi stavo dicendo, ci soffermavamo appunto su questa cosa qui, perché appunto chiama una tipologia di pesca dove si va a lanciare direttamente l'innesco e pasturarci sopra con lo spomb oppure appunto con l'utilizzo del cobra. Questi sono i due modi per pasturare pescando con l'helicopter rig. Viceversa, quindi cosa avremo? Avremo il nostro innesco che sarà sicuramente posizionato bene, perché utilizzando una bilanciata, una pop-up, si andrà a calare, ad agiare praticamente sopra il nostro fondale, anche se dovesse essere melmoso, e avremo tutto attorno al nostro innesco la nostra pastura, che sarà fatta di sfarinati, pellettini, mais utilizzando lo spomb, e boiles, granaglie eccetera utilizzando il cobra. Molti prediligono questo tipo di pesca, quindi non tanto l'elicottero, ma lanciare direttamente l'innesco e pastorarci attorno. Viceversa, pescando con la bombetta o il sacchettino, non c'è questa necessità, perché abbiamo già sul nostro innesco la nostra pastura, quindi non si ha quella necessità di andare a riempire tutto attorno all'innesco con della pastura, anche se potremmo comunque in ogni caso andarci a spombare sopra qualche pallina anche con lo spomb. Nulla toglie che possiamo comunque farlo, però abbiamo una differenza, dove qui abbiamo un innesco, una semplice boiles bilanciata, pop up o mino di neve come volete, e di qua avremo una macchia con la boiles e tutto attorno la nostra pastura. Ci siamo fatti questa domanda: è meglio una cosa o è meglio un'altra? Ovviamente questo va ovviamente ponderato in base allo spot di pesca, se peschiamo in fiume, se peschiamo in lago, che tipologia di lago, quindi bisogna anche capire dove si sta andando a pescare. Ovviamente non è che si possa pescare con l'elicottero ovunque o con la bombetta ovunque, bisogna valutare sempre da spot a spot dove si sta pescando. E quindi io e Max ci siamo fatti questa domanda: meglio una cosa o meglio un'altra? E volevo sapere anche da voi ovviamente il vostro parere, se preferite una tipologia di pesca stile helicopter rig, dove si va a lanciare il singolo innesco e a pasturarci attorno, o se preferite semplicemente investire tutto nella vostra bombetta barra sacchettino e aspettare che la carpa vada a mangiare. Questa è la domanda che ci siamo fatti io e Max, e la domanda che poniamo anche a voi. Ovviamente nei commenti ragazzi scriveteci quello che pensate. Bene ragazzi, noi adesso andiamo a casa. Siamo stati qui ancora un po' per vedere se per caso riuscivamo a prendere almeno una carpa, però sì. Comunque il video era incentrato sulla costruzione del terminale, perché okay? Ce l'avete chiesto in tanti, esatto. Finalmente abbiamo trovato un paio d'ore la sera per riuscire a venire, esatto, a fare questo video. Ovviamente abbiamo buttato giù due canne a testa, perché siamo qua. Speriamo che il video vi sia piaciuto, speriamo che, scusate ragazzi, mi è pieno di zanzare. Sì. Che il video vi sia piaciuto, che vi sia stato soprattutto d'aiuto. Come al solito ragazzi, per qualsiasi cosa scriveteci nei commenti oppure nei social, come siete già abituati a fare. E sì, volevo solo dire una cosa: ovviamente per le ore che siamo stati qua non abbiamo avuto risultati, quindi
è meglio pescare con sacchettini in PVA, è meglio pescare madonna che zanzara, è meglio pescare senza, solo con la pasturazione sopra l'innesco, non possiamo dare ovviamente un resoconto. Ma non potremmo mai darle un parere reale se è meglio una cosa o meglio l'altra, perché ripeto, dipende sempre molto da condizione a condizione. Esatto. Noi vogliamo sapere se preferite pescare in un modo o nell'altro. Ragazzi, come al solito noi vi salutiamo, esatto, vi auguriamo tantissime belle cose come sempre e ci vediamo al prossimo video. Ciao!